Buona domenica! Il Vangelo della 27esima domenica del tempo ordinario ci consegna un'altra parabola, inserita nel medesimo contesto della parabola che abbiamo ascoltato domenica scorsa. Gesù sta affrontando le autorità religiose e politiche di Israele a Gerusalemme e attraverso alcune parabole denuncia l'operato di queste guide del popolo. Ci sono diversi elementi di continuità che accomunano la parabola di questa domenica con quella che abbiamo meditato una settimana fa. Un padrone che manda a lavorare contadini nella sua vigna. Se ricordate, domenica scorsa la parabola parlava di un padre che invia i suoi due figli a lavorare nella propria vigna. Uno sviluppo che tradisce le attese e un giudizio sulla parabola che chiama in causa gli interlocutori di Gesù. A ben vedere, il racconto di Gesù rievoca in un modo neanche troppo velato la storia di Israele, affidato a guide che hanno disatteso il compito che Dio si aspettava da loro. In questo senso, il biblista Alberto Mello sostiene che questo racconto di Gesù rappresenta un'allegoria storica più che una parabola. Ascoltiamo allora il Vangelo per poi cercare di comprendere meglio il linguaggio figurato usato nella parabola e l'insegnamento che ne deriva. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto dai contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo, e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Cerchiamo prima di tutto di rileggere la parabola. La prima lettura della liturgia domenicale ci aiuta a comprendere che la vigna di cui si parla è il popolo di Israele. Nel profeta Isaia infatti leggiamo: la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele, gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Una vigna, dice sempre Isaia, ben curata dal Signore. Leggiamo: egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Tutti elementi questi che ritroviamo nella parabola di Gesù, che di fatto sta richiamando il discorso polemico del profeta Isaia, il quale aveva già denunciato, secoli prima di Cristo, la delusione del Signore verso Israele. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Gesù sta dicendo ai suoi interlocutori che anche dopo secoli Israele tradisce le speranze di Dio verso il suo popolo. Il riferimento più emblematico riguarda la non accoglienza dei profeti, rappresentati nella parabola dei servi inviati dal padrone della vigna. Come storicamente i profeti non sono stati ascoltati, ma spesso anche perseguitati e uccisi, così anche Gesù stesso, il Figlio di Dio, è stato rifiutato e ucciso dalle guide di Israele.
I contadini omicidi rappresentano dunque coloro a cui è stato affidato il popolo di Dio e da cui il padrone si attende un raccolto fruttuoso. La parabola è centrata proprio su questi contadini, che al posto di curare la vigna tentano di prendere il posto del padrone. Questo è un punto centrale della parabola. I contadini eliminano gli emissari del padrone per rimanere gli unici possessori della vigna. La loro logica omicida ha questo preciso scopo: sostituire l'unico vero e legittimo padrone. Ecco perché di fronte all'erede i contadini pensano: su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. L'erede è colui che più di tutti rappresenta il padrone. Senza l'erede, la vigna, infatti, è destinata a cambiare padrone. Questo il pensiero dei contadini omicidi. Il racconto di Gesù però termina con una domanda che lascia aperti gli sviluppi della storia. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gesù con questa domanda lascia intendere che i contadini non sono diventati realmente padroni della vigna. C'è sempre il padrone che non lascerà impuniti questi traditori infedeli. A rivelare la conclusione della parabola ci pensano gli stessi interlocutori di Gesù, ancora inconsapevoli di pronunciare una condanna contro loro stessi. Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. Gesù stesso accetta questa conclusione affermando: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Ciò che succederà sarà quindi l'eliminazione dei servitori malvagi e la sostituzione di chi si prenderà cura della vigna. Coloro che volevano sostituirsi al padrone saranno sostituiti dal padrone, tutto questo per il bene della vigna. Non dimentichiamo infatti che la preoccupazione di Dio è per il suo popolo. Per salvare la vigna, il padrone arriva a sacrificare suo figlio. Gesù è pienamente consapevole che la missione che il Padre gli affida è salvare l'umanità anche a costo della croce. Bisogna sottolineare infatti che l'obiettivo polemico della parabola non è Israele, ma le guide che si sono dimostrate infedeli. Quando quindi si parla di un cambio operato da Dio, ciò non si riferisce al fatto che Dio rinneghi Israele a favore di un altro popolo, ma che Dio affiderà la cura del suo regno a coloro che sono fedeli alla sua parola. Gesù quindi, attraverso questo racconto, vuol far emergere che guide infedeli portano tutto il popolo all'infedeltà. Rimaniamo nell'immagine della vigna. Se il padrone non ha potuto avere i frutti, è perché i contadini non erano interessati alla cura della vigna, ma solo a diventare padroni della vigna. Ripetiamolo. L'attenzione della parabola va sul comportamento dei contadini, che però pregiudica lo stato della vigna. I capi del popolo a cui si sta rivolgendo Gesù non hanno voluto obbedire al Signore e si sono comportati come se fossero loro i signori di Israele. Si sono preoccupati dei loro interessi, di mantenere il loro status e il loro potere, ma così facendo non hanno prodotto i frutti sperati da Dio. Di che frutti stiamo parlando? Certamente frutti di conversione e fedeltà che si possono riassumere nella santità, che è il cuore della legge che Dio dona a Israele. Siate santi perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo, afferma Dio nel libro del Levitico. Questo è ciò che Dio si aspetta dal suo popolo. La santità è ciò che Dio vuole per l'uomo. E chi è chiamato ad avere un ruolo di guida deve puntare a far sì che ognuno riesca ad amare come Dio, ad essere misericordioso come il Padre. E questo è possibile solo vivendo una piena comunione con Dio. Proprio perché l'uomo è fallibile e peccatore, ha bisogno della relazione con Dio per amare pienamente e vivere una vita santa. Se ci pensiamo, i contadini della parabola hanno separato la vigna dal padrone. Così come le guide di Israele non hanno permesso a Dio di intervenire a favore del suo popolo attraverso i profeti e, in ultima analisi, attraverso il figlio Gesù. Questo atteggiamento produce una doppia conseguenza. Da un lato il fatto che Dio non riesce a raggiungere il suo popolo, dall'altro che il popolo non produce frutti di santità. Di fronte a questo scandalo, Dio decide di intervenire.
Chi sono allora quei contadini nuovi a cui viene affidata la vigna? E chi è questo popolo che produce i frutti di santità che edifica il regno di Dio? La risposta a questo punto è semplice. Sono coloro che sono fedeli al progetto di Dio rivelato attraverso la sua parola, i suoi profeti e in modo ultimo e definitivo dal Figlio Gesù. Questa parabola infatti ha un connotato fortemente cristologico, c'è un vero e proprio ultimatum. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo avranno rispetto per mio figlio. Il figlio è l'erede, la persona che più rappresenta il padre. Rifiutare Gesù significa quindi rifiutare Dio. Il nuovo popolo è precisamente il popolo fondato su quella pietra che è stata scartata, su quel Cristo che non è stato accolto. Un popolo capace di produrre frutti di santità nella misura in cui è fedele a Dio. Credo che l'ambivalenza per cui prima si parla di nuovi contadini e poi di un nuovo popolo vada tenuta aperta, perché voluta dal Vangelo stesso. Certamente il mondo ha bisogno di chi operi con fedeltà a Dio per edificare il regno dei cieli e produrre frutti di santità. E la Chiesa rappresenta questi contadini che devono preoccuparsi che l'umanità intera realizzi il disegno di Dio. Questo è il senso della missione che Gesù affida ai suoi discepoli. D'altra parte non bisogna dimenticare che la Chiesa per prima è popolo di Dio che ha il compito di essere fedele a Dio, di ascoltare la sua parola e di mettere sempre al centro Gesù Cristo. Come si può notare, queste letture non sono in contrasto tra loro, ma rappresentano come due facce della stessa medaglia, dell'opera di redenzione che Dio vuole per l'uomo. I nuovi contadini sono quel popolo che accoglie Cristo, un popolo di contadini che accolgono il progetto di Dio e lo realizzano nel mondo. La parabola che abbiamo analizzato quindi vale innanzitutto per la Chiesa e non mi riferisco solo alle sue guide, ma penso anche al compito che ogni cristiano ha di essere fedele a Dio e di lavorare per la santificazione propria e del mondo che abita. Per approfondimenti sul tema vi rinvio alla lettura del decreto sull'apostolato dei laici Apostolicam Actuositatem del Concilio Vaticano II. Lo trovate facilmente su internet ed è ricco di spunti interessanti. Ogni cristiano, quindi, è chiamato ad accogliere Cristo e a portare Cristo nella sua vita. Perché anche oggi c'è il rischio di disattendere il progetto di salvezza che Dio si aspetta dall'uomo. Di fatto, se ci pensiamo, allontaniamo Dio da noi stessi e dal mondo quando facciamo solo ciò che interessa a noi. Quando con tanti nostri atteggiamenti diamo una controtestimonianza di vita cristiana, quando preferiamo seguire le logiche di un mondo sempre più materialista e narcisista, fino ad arrivare a impedire agli altri di conoscere Dio. Penso ad esempio all'importante compito dell'educazione cristiana che compete innanzitutto ai genitori, che spesso disattendono questo ruolo non portando neanche i figli a messa. Il problema denunciato dalla parabola di Gesù è che c'è chi pensa di potersi sostituire a Dio. Esiste però una certezza che ognuno ha, ed è quella di sapere di non essere Dio. La parabola diventa quindi un invito a non cercare di essere padroni del mondo, di vedere Dio come un fastidioso ostacolo per la nostra volontà. Il Vangelo ci chiede di fidarci di Gesù, di sperimentare quella logica nuova che porta dall'egoismo alla comunione, dalla violenza alla pace, da una vita sterile a una vita ricca di frutti di santità. Thank you.